Caro Mozart, quando sei entrato nella mia vita non era la prima volta che ti incontravo, proprio per niente. Mi eri familiare, come un volto incontrato e mai osservato. Una faccia conosciuta e non riconosciuta, come un vicino che non abbia ancora attirato l'attenzione. Ti conoscevo attraverso la radio e i dischi di famiglia. Inoltre, nel periodo in cui mia madre aveva danzato il tuo balletto Le Petit Rien, con la compagnia di cui faceva parte, ne canticchiavo a memoria ogni minima gavotta, ogni bass beat. Apprezzavo la tua musica perché, avendo preteso di imparare a suonare il pianoforte a 9 anni, quando mi sono imbattuto in te conoscevo già le tue sonate. Allora, perché questa sordità selettiva? Del resto, non tardai a individuare questa stessa sordità negli altri. La settimana dopo, con tutta la famiglia, andammo a una rappresentazione delle nozze di Figaro in costume e con l'orchestra. Quando la contessa cantò le sue due arie, venni di nuovo inondato dalla grazia. In lacrime guardai mia madre e mia sorella, ma non sembravano trasportate quanto me. Durante l'intervallo presi atto a malincuore che non avevano provato alcuna sensazione forte. Ammettevano che la cantante avesse una bella voce, ma le rimproveravano un fisico poco credibile, troppo imponente. Ma la musica, mamma, la musica! Hai sentito quel pezzo? Mi piacciono più le arie di Cherubino. Io non avevo fatto caso alle arie di Cherubino quel giorno. Strani giri fanno le grandi esperienze, sempre disordinate, singolari, limitate, elitarie. Seguono un percorso caotico, fatto di rivelazioni per gli uni e momenti vuoti per gli altri. Tu, caro Mozart, sei stato un colpo di fulmine a scoppio ritardato. Il colpo di fulmine è un mistero sia nell'amore che nell'arte. Non ha niente a che vedere con una prima volta, perché spesso ciò che si trova ce l'abbiamo già. Sì, più che una scoperta è una rivelazione. Rivelazione di che? Non del passato, non del presente. Rivelazione del futuro. Il colpo di fulmine rientra nel campo della preconoscenza. Il tempo si contrae, si piega e in un secondo sgorga l'avvenire. Viaggiamo nel tempo. Otteniamo l'accesso non alla memoria del passato, ma alla memoria del domani. Ecco il grande amore degli anni che vivrò d'ora in poi. Questo è il colpo di fulmine, capire che c'è qualcosa di forte, di intenso, di meraviglioso da condividere con qualcun altro. Ricevendo il tuo messaggio, oltre alla musica, ho saputo con sicurezza che avremmo avuto una lunga e bella storia insieme e per l'intera mia esistenza mi avresti accompagnato, seguito, guidato. Ti saresti confidato con me, mi avresti divertito, consolato. Ho capito bene? Conto su di te. A presto. Caro Mozart, quando un uccello canta, è un lamento, è una gioia. Manifesta la sua contentezza di esistere o chiama la femmina che gli manca. Misteri del canto. Tu mi fai accorgere che è bello. Caro Mozart, grazie di avermi mandato il mio ritratto. Purtroppo mi ci sono riconosciuto. A 18 anni non mi sembrava di essere andato molto più avanti di Cherubino. Che ne ha meno. Non so più cosa sono, non so più cosa faccio. Or di fuoco, ora sono di ghiaccio. Ogni donna cambiar di colore, ogni donna mi fa palpitar. Un desiderio vago e agitato mi tormenta costantemente, il sangue mi ribolle, la testa si gira da sola verso tutto ciò che passa. Neanche una banderuola ben lubrificata turbina quanto me. Le nozze di Figaro, atto primo, aria di Cherubino. Quando Cherubino è entrato in scena, leggero come un farfallone pronto a saccheggiare tutti i fiori della primavera, cambiando direzione a seconda del vento, versatile e sottomesso ai capricci che lo travolgono, ho sentito subito che veniva per me. Cherubino impulsivo, impaziente, cherubino che non riesce a esprimersi e che si esprime così bene. Non declama, mormora, freme, concatena frasi arruffate e trascurate che variano di ritmo e di intensità, che quasi faticano a formare una melodia. Il palpito del canto traduce il palpito di un essere. È la vibrazione musicale dell'adolescenza.
egocentrico teenager, pronto a cogliere ogni propria minima pulsione, travolto dal sesso, Cherubino è preso dall'inventario di sé. Come in lui, nella sua aria, c'è in me una parte esaltata e una parte contemplativa. Tra le due, rimango senza fiato non meno di lui. I movimenti del mio corpo e della mia anima li subisco, non li controllo. Passano in me, attraverso me, senza di me. E però sono io. Mi riconosco in quest'orchestra agitata, ondeggiante, sincopata, che sostiene il canto febbrile come onde sulle quali far correre la voce. Una parola sola continua a tormentare, ossessiva. Desio, desiderio. E questo desiderio agita le notti di Cherubino così come i suoi giorni, condannandolo a una corsa in avanti, rintuzzando il riposo. Improvvisamente la fantasticheria prevale sull'esaltazione. Cherubino confida il suo malessere alla natura, parla d'amore al cielo, ai prati, ai fiori, agli alberi, all'erba, alle querce, al vento, alla fontana. Ma la fantasticheria si rompe, l'emozione diventa troppo densa. Cherubino tradisce il proprio sconforto con dei silenzi, rallenta. La fine dell'aria è una confessione sfacciata. E se non ho chi moda, parlo d'amor con me. Come tuffandosi, Cherubino dichiara che se nessuno gli presta attenzione, per disperazione e soprattutto per mancanza di partner, appagherà il suo desiderio da solo. Grazie a te ho capito di non essere l'unico. Anche se non è che mi consoli molto sapere che siamo in tanti a rimanere solitari. Per tutta la durata delle nozze di Figaro a Cherubino non succede niente. A me nemmeno. Sei davvero poco consolante. E tu? A che età sei arrivato a baciare qualcosa che non fossero le tue stesse labbra allo specchio? Senza rancore. A presto. L'ho scritto. Di che sesso è Cherubino? Sia a teatro che in concerto è sempre una donna che lo interpreta. E il travestimento non finisce qui, perché poco dopo Susanna lo camuffa da donna. Quindi lo spettatore si trova di fronte una donna che fa un uomo che fa la donna. Chi è Cherubino? Date le sue metamorfosi, per ognuno è allo stesso tempo l'essere che desidera e l'essere che viene desiderato. Il soggetto del desiderio è l'oggetto del desiderio. Chiunque si ritrova in Cherubino. Donne lesbiche, donne eterosessuali, uomini eterosessuali, uomini omosessuali. Perché Cherubino incarna una specie di scherzo della natura che rappresenta gli uni e gli altri, che ha tutti gli attributi insieme. Bambino contraddittorio che somiglia al nostro inconscio, serbatoio delle più diverse pulsioni. Cherubino. O la voglia in tutte le sue forme. Cherubino. O l'erotismo instabile. Cherubino non sa chi è, dov'è né dove va. Una cosa sola è certa, va. E anch'io.